Allora, ciao ragazzi, eravamo arrivati qui. Abbiamo quindi scoperto che cosa, attraverso questa analisi di questo moto parabolico. Avevamo quindi preso dati, una volta usciti dal laboratorio, avevamo i nostri dati laboratoriali, cioè la nostra tabella di dati raccolti, no? In sostanza, le tabelle, perché una per classe in questo caso, e quindi avevamo ragionato in maniera empirica, quindi trovato appunto una possibile legge candidata che regolasse il moto parabolico, che era v, velocità di sparo fratto la gittata costante, che coincidesse con l'accelerazione gravitazionale circa. E quindi noi questa legge empirica, l'abbiamo capita empiricamente, che abbiamo cercato di capire se empiricamente questa legge c'era, empiricamente sembrerebbe quasi che quindi analizzando i dati che ci sia questa legge, però noi vogliamo formalizzare, vogliamo quindi sentire l'esigenza di trovare quindi una struttura, quindi una dimostrazione forte a questa legge matematica vista attraverso i dati laboratoriali. Quindi cosa abbiamo fatto? Dati laboratoriali, controllando i vari dati, le varie mete, abbiamo visto una possibile legge candidata che regola il fenomeno. Adesso che facciamo? Studiamo il nostro fenomeno fisico attraverso le conoscenze pregresse, quindi attraverso l'analisi del moto rettilineo uniforme, moto rettilineo più accelerato, come vedremo tra poco, e quindi cercheremo di dare forma al moto bidimensionale, quindi in natura parabolica. Dopodiché, alla fine, quindi quello che dovremo ottenere matematicamente, analizzando formalmente quindi il nostro fenomeno fisico, è la stessa cosa che abbiamo visto empiricamente. La nostra speranza è questa. E quindi questa sarà una prima riprova. La seconda riprova, quindi ottenere la stessa cosa a livello matematico, dobbiamo riottenere la stessa cosa che abbiamo ottenuto a livello laboratoriale, no? Poi la seconda cosa che faremo è una riprova ancora definitiva, che è il grafico cartesiano, quindi la verifica appunto della diretta proporzionalità della diretta proporzionalità che ci fa vedere la probabile legge che l'ha ottenuta empiricamente, cioè che la velocità al quadrato di sparo fratto la gittata è costante. Quindi l'iter è stato laboratorio dati, abbiamo preso i dati, abbiamo guardato i dati e trovato una possibile legge empirica. Poi che cosa abbiamo fatto? Stiamo quindi adesso studiando in maniera formale, matematica, il nostro fenomeno fisico con le conoscenze che abbiamo già. Quindi dimostreremo, quindi matematicamente, speriamo che la legge è valida anche attraverso l'analisi matematica, quindi analitica. Dopodiché, attraverso il grafico, ridimostreremo ancora una volta che la legge può essere valida e che è una proporzionalità diretta. Dopodiché, trarremo le nostre conclusioni. Allora, in sostanza, dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati a scomporre il nostro vettore. Il nostro vettore di sparo è a 45 gradi. Abbiamo visto che il vettore, quindi la velocità di sparo, è scomponibile in due componenti ortogonali. Quindi, se è vero che due componenti ortogonali danno un vettore somma, è vero anche il contrario, cioè che un vettore, quindi nel piano, è scomponibile in due componenti. Abbiamo visto che queste componenti a 45 gradi sono uguali e tali componenti si possono ottenere moltiplicando V0, quindi la velocità di sparo, per il coseno o barra seno di 45 gradi, perché coseno e seno sono uguali e in questo caso abbiamo approssimato tali valori a 0,707 e l'abbiamo supposto ideale, cioè privo di errore, cioè abbiamo supposto l'angolazione perfetta. In realtà non sarebbe così, però noi lo supponiamo. Quindi abbiamo tutto pronto. E quindi siamo arrivati a che cosa? A dire appunto che il vettore l'abbiamo scomposto e adesso siamo pronti per l'analisi bidimensionale. Perché? Perché rispetto a x abbiamo un certo tipo di moto e rispetto a y abbiamo un certo tipo di moto che adesso andremo a vedere. Quindi scomponendo il vettore in due componenti ortogonali possiamo analizzare il moto rispetto a x e il moto rispetto a y in maniera separata e poi ricollegandoci tramite le grandezze fisiche che vi sono a comune, come il tempo di gittata, ma adesso il tempo di salita, la gittata, la velocità di y e via discorrendo. E perché sono separate, non so se l'avete capito, sono separate e collegate allo stesso tempo, cioè il fenomeno rispetto a x e rispetto a y è separato. Però sono collegati, dipendono appunto il tempo di gittata, dipende sia da, è uguale sia per x che per y, però lo vediamo tra poco. Abbiamo quindi ottenuto, quindi cercheremo quindi di ottenere, scusate, la tabella dei dati elaborati, in realtà l'abbiamo già ottenuta ad oggi,
Abbiamo quindi cercato di ottenere tabelle da tre quadrati. Qualcosa abbiamo già, l'altra volta per ragionare in maniera empirica, abbiamo già trovato le medie, la velocità di sparo. Qui in realtà questo è una cosa in più che mi sono scordato di togliere, che la calcoleremo insieme, no? 1,960. Lo scopriremo solo vivendo. In realtà la sappiamo già che era 1,960, però noi nel dubbio. Adesso facciamo finta di non saperlo. Ad oggi, ovviamente, perché è 26 aprile e quindi la relazione è finita per tutte le seconde, però mi sto rimettendo un paio. E nulla, abbiamo quindi la media per tutti i tre spari della velocità di sparo iniziale, la media del tempo di gittata rilevato e la media della gittata. Noi cercheremo quindi, alla fine di questa lezione, daremo forma alla tabella dei dati elaborati, perché è necessario che cos'è TGT, che cos'è GT, che cos'è V0 quadro fratto G, perché è valido e perché si può ottenere anche analiticamente, si può ottenere, e poi la prossima video lezione invece daremo forma ai calcoli, e daremo le nozioni, darò le nozioni necessarie per completare la tabella. E quindi, in sostanza, che farò? Come abbiamo fatto in classe, completeremo insieme la misura numero 1. Eccoci qua. Questa qui viene iniziata. Niente. Allora, quindi si può andare avanti con la nostra lezione e presento la diapositiva corrente. Quindi, allora, tabella dei dati elaborati. Noi cosa sappiamo? Dalla teoria del moto parabolico sappiamo che, quindi dalla teoria del moto parabolico, quindi la teoria pregressa necessaria, scusate, analizzare il moto parabolico, sappiamo che il moto parabolico è scomponibile in due modi distinti. Ma questo anche senza sapere il moto parabolico. Se abbiamo distinto la velocità di x e la velocità di y, non sappiamo, magari, supponiamo che non sappiamo come si comporta il moto parabolico. Certamente sappiamo come si comporta la velocità per x e come si comporta la velocità per y. Adesso andiamo a vedere insieme. Quindi, abbiamo due moti distinti per x orizzontale e y verticale. Per l'asse delle y abbiamo ottenuto v0y, quindi avremo anche uno spazio percorso in y che è definibile come quota. So dalla teoria che si tratta di un moto uniformemente accelerato. Perché? Perché il moto è verticale, quindi la direzione verticale è un moto che ha una velocità iniziale non nulla, ma soprattutto ha un'accelerazione costante e negativa verso il basso, quindi congruente alla direzione in y, ma con verso negativo, supponendo il verso positivo verso l'alto. Quindi, sono della teoria che si tratta di un moto rettilineo uniformemente accelerato. Quindi, che significa che y di t, quindi ripassando nel moto rettilineo uniformemente accelerato, la legge orale dello spazio sarebbe lo spazio iniziale più la velocità iniziale di y di sparo per t, che abbiamo già trovato, già visto in maniera formale, abbiamo già visto come calcolarla, meno, perché l'accelerazione è negativa, un mezzo, appunto, il modulo dell'accelerazione g per il tempo al quadrato. Sapendo che, qui permettetemi di fare una cosa, sapendo che, aspettate, che mi si era spostata una cosa, sapendo che, appunto, la quota all'istante 0 è 0, perché il cannone, l'origine degli assi è nell'inizio dello sparo, quindi abbiamo visto che abbiamo fatto coincidere l'origine con l'inizio di sparo, quindi x uguale a 0, y uguale a 0 al momento dello sparo, sappiamo che y 0, la quota iniziale al momento dello sparo, è 0, y iniziale, e che quindi la formula si riduce semplicemente a v0y per t meno un mezzo gt quadro, nel caso dello spazio. Quindi per la quota percorsa. Mentre la legge orale rispetto alla velocità, nel caso del moto verticale, è la velocità iniziale di sparo di y meno g per t. Appunto, come sapete, dal moto rettilineo uniformemente accelerato. E ovviamente sappiamo che l'accelerazione rispetto all'asse delle y è meno g, accelerazione negativa verso il basso, quindi costante. Invece, per l'asse delle x non c'è alcuna accelerazione, quindi varrà la legge del moto rettilineo uniforme, quella affrontata nel primo quadrimestre. Cioè, che cosa? Che in teoria la legge orale dello spazio sarebbe x di t uguale x0, la quota iniziale 0, quindi lo spazio iniziale percorso, lo spazio di partenza, per intenderci, scusate, più la velocità iniziale di sparo v0x, quindi per il tempo percorso. Ma siccome lo sappiamo che all'istante 0
essendo nell'origine degli assi anche la distanza rispetto al tempo iniziale è zero, parte da zero per intenderci, lo sparo, quindi anche qua si ridurrà semplicemente che x di t, lo spazio, la legge orale dello spazio rispetto al tempo, quindi lo spazio percorso nel tempo, x di t, spazio percorso nel tempo, è la velocità iniziale di sparo per il tempo. E in questo caso la velocità nel tempo x è costante e coincide con quella di sparo v0x, costante. Ovviamente, se vi interessa scriverlo a dx uguale a 0, no? Non occorre, sarebbe ridondante, però dal momento che la velocità è costante, ne deduciamo che anche l'accelerazione è nulla, perché nulla è costante. Perché? Perché non vale. Ok, va bene, quindi partiamo. Quindi, noi siamo qua, abbiamo sparato e abbiamo scomposto. Abbiamo capito, quindi questo è l'asse, è il piano cartesiano, però dove le coordinate rappresentano le velocità e non lo spazio. E analizzandolo in questo modo, vediamo che la v0x iniziale è questa, è uguale in modulo a quella v0y che è verticale, però appunto sono di dire in direzioni completamente diverse, ortogonali, geometricamente parlando. Ecco, siamo pronti ad analizzare il modo. E uno dice, ma professore, come si fa? Abbiamo capito adesso che per y è un moto rettilineo uniformemente accelerato, un'accelerazione negativa, e per x è un moto rettilineo uniforme. Ma come si fanno a ottenere dei valori salienti e come si fa a dimostrare che la legge, analiticamente la legge empirica che si è trovata in laboratorio? Ecco, ci serviremo dei punti particolari. Ecco, innanzitutto vi invito a vedere questo grafico. Perché ho messo la palla proprio lassù? Ecco, noi siamo qua. Ricordatevi il video che vi ho messo a, anzi, ve lo faccio anche vedere per correttezza. Però, che cosa succede? La palla sale, 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 arriva qua in cima e poi comincia a scendere. Cosa significava a livello di grandezza vettoriale questo fenomeno qua? Ve lo faccio rivedere. Andiamo alla cinematica. Scomposizione moti, vi metto il video, eh? Andiamo a vedere se me lo carica, se ce la fa il nostro amico computer. Allora. Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo quindi, ve lo mando avanti, abbiamo quindi che avevamo la velocità di sparo iniziale a 45 gradi, l'abbiamo scomposta in due componenti, quindi uguali x e y. Dopodiché il cannone veniva, questi sono i vettori velocità, quello bianco è v0x e quello blu è v0y. Quindi cosa succedeva? Che il pallone veniva sparato. Cosa succedeva a livello vettoriale? Succedeva che la Vy diminuiva a seguito perché era la direzione della velocità era opposta a quella dell'accelerazione. Quindi il modulo della velocità di Y diminuiva perché l'accelerazione diceva: guarda, io sono negativa, devi diminuire. Perché l'accelerazione è negativa, quindi che fa? Tende ad abbassare la velocità. Arriviamo a un punto saliente dove la Vy era nulla. E coincide, dov'è che la Vy è nulla? Nel punto più alto della parabola, che significa che quando la Vy, la velocità di Y nel tempo è nulla, in quel punto lì, la palla, in quell'istante lì, in questa immagine qua, in questa scattata, immaginate di aver scattato proprio questo momento qua, la Vy in quel momento, in quell'istante, è zero, perché non scende né sale, è un punto definito stazionario. Fisicamente o tecnicamente parlando, c'è cioè un punto, cioè dove la nostra palla assume una quindi appunto questo punto, questa velocità, una velocità rispetto a questa palla, una velocità rispetto a y nulla, cioè uguale a zero, perché non scende e non sale. Poi che succede immediatamente dopo che l'accelerazione gli fa acquistare una velocità a questo punto negativa e che la palla prosegue. Quindi verticalmente, ma verso il basso, dalla parte opposta della semiparabola, quindi aumentando sempre più la propria velocità, fino a toccare terra. Di nuovo la stessa quota da quale era partita. Non so se l'avete vista in teoria, ve lo dico, una volta che ha toccato terra, la Vy, questa blu nuova, è uguale in modulo opposta inverso a quella di partenza, qua che era all'inizio, per intenderci. Però non so se l'avete visto, però. Mentre, ovviamente, essendo rispetto ad x un moto rettilineo uniforme, la velocità di x rimane perennemente costante. Quindi, abbiamo capito questo giochino. Cosa se ne deduce? Se ne deduce un fatto fondamentale, che in questo istante qua,
In questo istante qua, qui ad esempio, qui ho messo x metri al secondo, y metri al secondo. Qua a essere pignoli potrei dire che x qua invece è metri e qua faccio una nuova, prolungo la coordinata che dico y qua è metri anche perché sta a indicare in modo parabolico. Quindi una, invece in questo caso una grandezza vettoriale che è lo spazio, stiamo analizzando una grandezza vettoriale che è lo spazio. Andiamo a vedere insieme la palla. La palla in questo istante, in questo tempo particolare, quindi che chiameremo tra poco, gli daremo un nome, ha una velocità di y in questo tempo, tipo che chiameremo quindi di salita, quindi la vy al tempo di salita è uguale a 0 metri al secondo. Cioè che vuol dire che in quell'istante lì, quando ha raggiunto la quota massima, non sta né salendo né scendendo la palla. Quindi la velocità acquistata, come abbiamo visto anche nel video, è nulla. Quindi Vy al tempo di salita, il tempo nel quale è impiegato a salire, questo, quindi qui, è uguale a 0 metri al secondo. Qual è la particolarità? Rischiamolo qua, se Vy al tempo di salita è uguale a 0 metri al secondo, ma noi sappiamo che la legge oraria di Vy nel tempo è V0Y meno C per T. Qual è la forza di questa deduzione? Che qui possiamo sostituire il valore trovato con la nostra deduzione. Cioè che cosa? Che V0Y meno G per T è uguale a 0. E quindi che cosa se ne deduce? Portando, quindi manipolando in maniera semplice, come sapete ormai dalla prima, forse anche dalle medie, possiamo dire che G per T è uguale a V0Y. Quindi quando è che si annulla la velocità? Quando il tempo, quindi TS in particolare, quindi al tempo di salita, cosa succede? Che il tempo aumenta, il G è costante, il tempo aumenta. E quando è che la velocità di y è 0? Quando il tempo è abbastanza alto che se moltiplicato per g ottengo un valore che è uguale in valore numerico a v0y. In quell'istante lì la velocità di y nel tempo è uguale a 0. Quindi g per ts è uguale a v0y. Quindi quando il tempo aumenta lentamente raggiunge il valore di ts, se moltiplicato per g ottengo un valore che è uguale a v0y. Cioè annulla la velocità. Infatti, se io vado a scrivere, quindi infatti cosa ne capiamo? Che il tempo di salita è uguale a 0y fratto v0y fratto g. Eccoci qua. Quindi abbiamo capito che abbiamo già trovato un primo valore, cioè che il tempo che impiega la pallina a salire è la velocità iniziale di sparo di y diviso l'accelerazione gravitazionale. Uno non mi crede. Una riprova, che se volete, l'ho detto anche la scorsa lezione, che in matematica verrebbe chiamata condizione necessaria ma non sufficiente, che vuol dire che se ritorna all'unità di misura non è detto che la formula sia giusta, però è un buon aiuto per verificare se la formula è giusta. Cioè che vuol dire in pratica? Controlliamo, facciamo un'analisi dimensionale, cioè verifichiamo che l'unità di misura che otteniamo da questo rapporto siano i secondi. Al numeratore abbiamo metri al secondo, facciamo un'analisi dimensionale, metri al secondo. Al denominatore abbiamo un'accelerazione, quindi metri al secondo quadro. Quindi cosa succede? Questa la posso riscrivere come, con concetto di misura di descrivere unità di misura, la posso riscrivere come, se ce la faccio, come. Posso riscrivere come metri al secondo quindi per secondo quadro diviso metri. Perché se vi interessa come dire metri al secondo diviso metri sul secondo quadro. Moltiplicare significa invertire il denominatore. E posso mettere la moltiplicazione a patto che inverta il denominatore, dalle proprietà di matematica che avete studiato l'anno scorso su queste cose. Andate a semplificare, secondi se ne vanno, il quadrato qua se ne va, metri e metri se ne vanno e rimangono solo secondi. E questo è in linea al ragionamento che si era fatto. Vediamo un po' se c'è un colore diverso dal nero, dal rosso, che non mi piace, il rosso, nero. Ok, perché non mi garba qui su questa lavagna rosso. Allora, non mi piace. Allora, abbiamo quindi, sembrerebbe, la riprova dimensionale ci suggerisce il secondo. Quindi sembrerebbe il nostro ragionamento ulteriormente forte.
Quindi cosa capiamo? Abbiamo capito il tempo di salita, ma noi diciamo, ma che ci faccio col tempo di salita? Ragioniamo insieme. Ecco, guardiamo un po'. Se io, ci sono due modi per sfruttare il tempo di salita per dedurre un altro fenomeno. Ecco, ma uno dice, ma professore, casomai a me mi interessa tanto il tempo di gittata. Questo è bello, il tempo di gittata. Che magari da quello ci posso ricavare tante cosette. Sì. Ecco, però guardiamo un po' un attimo. Nel tempo di salita, se io faccio, divido la parabola in due parti, ottengo che la semiparabola di sinistra, chiamiamola così, la semiparabola di destra, del ramo di parabola, sono speculari. Sono quindi uguali, come se si guardassero allo specchio. Quindi che significa? Significa che molto probabilmente tanto impiega a salire e tanto impiega a scendere. Quindi che il tempo di salita, il tempo di gittata è il doppio del tempo di salita. E questa sarebbe una riprova grafica, intuitiva. Uno potrebbe dire anche un'altra cosa, ma professore, ma sfruttiamo un'altra cosa che è più forte. Dice, ma se rispetto al moto rettilineo uniforme per arrivare a qui ho impiegato TS, ma io sapendo nel moto rettilineo uniforme so che si aumenta, raddoppia lo spazio, quindi qui siamo a metà dell'opera, del lancio. Se aumento lo spazio arrivo qua, aumenterà anche il tempo e il rapporto è costante perché la velocità è costante. E quindi che vuol dire che se per arrivare qua a metà strada ho impiegato TS, se raddoppio lo spazio, quindi di qua faccio la metà, ancora il doppio dello spazio percorso a TS, ottengo il doppio dello spazio di TS, quindi raddoppio anche il tempo, quindi diventa che il tempo di gittata, dimostro nuovamente che il tempo di gittata è due volte il tempo di salita. Perché voi sapete che nel moto rettilineo uniforme se raddoppio lo spazio, raddoppio anche il tempo, il rapporto è una proporzionale diretta, cioè spazio fratto tempo è costante e coincide con la velocità. Quindi se io qui ho TS e ho questo spazio qua, questo spazio qui percorso da x, no? Andare avanti ancora significa raddoppiare lo spazio, perché questo è uguale a questo. Quindi se raddoppio lo spazio, per la legge del moto rettilineo uniforme raddoppia anche il tempo, quindi TG, a maggior ragione, anche analizzando il moto rispetto a x, deve essere uguale a 2 volte il tempo di salita. Cioè 2 volte V0Y. V0, no, scusate, non questo, G. Fratto, perdonate. V0y fratto G. Ok? Ecco, uno dice, ma non mi fidano ancora. No, è giusto che non ci si fidino ancora. Tenete a mente questa, andiamo a vedere la prossima slide. Andiamo a analizzare il prossimo. Quindi cerchiamo di dimostrare ancora più formalmente la nostra deduzione. Che è stata dedotta prima graficamente, analizzando il moto parabolico e poi analizzando il moto rispetto all'asse delle x. Ecco, però c'è ancora un metodo definitivo più formale per dimostrare questa, definitivamente per dimostrare questa correlazione in nero. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Ecco, spostiamoci, quindi la palla è salita, adesso è scesa, è arrivata alla fine. Quindi noi sappiamo che lo spazio percorso rispetto all'asse delle x, questo totale si chiama gittata, e a questa gittata quindi corrisponde appunto un tempo di gittata. L'abbiamo chiamato. Ecco, fermiamoci qua. Io voglio dimostrare che il tempo di gittata è effettivamente, come ne ho dedotto, 2 volte il tempo di salita. Come si fa in maniera proprio matematica, più rigorosa, ecco se vogliamo. Ecco, noi vediamo che questo è vero, è evidente, che quando io salgo e poi riscendo, la quota qua è uguale alla quota di sparo. In particolare, se y, la legge oraria dello spazio diceva che y0 era uguale a 0, vuol dire che la quota iniziale è uguale alla quota finale, cioè che è uguale a 0. Quindi, y, la legge oraria dice che y all'istante di tg deve valere 0. Ok? Quindi, riprendendo la formula della legge oraria rispetto allo spazio, cosa ne deduciamo? Ne deduciamo che y del tempo, abbiamo detto appunto che era, analizzandola precedentemente, la velocità di sparo y per t, per il tempo, meno un mezzo g per t quadro. Questa è t, eh? Scusate la fantasia. Quindi un mezzo g per t quadro. Ma cosa significa? Anche qui di nuovo che possiamo dire, ma noi ci serve il caso specifico al tempo di gittata, che è uguale a zero. Ma quindi io posso sostituire qua, chiamarlo Tg, questi, chiamarli Tg, e sostituire qua a y di t il valore di zero, che abbiamo dedotto dall'analisi del moto. Quindi che possiamo riscrivere? Possiamo riscrivere che
U0Y per il tempo, che ancora non chiamiamo tempo di gittata perché lo sappiamo tra poco, meno un mezzo G per T quadro è uguale a 0. Ecco, perché è importante questo? Abbiamo trovato un'equazione con un'incognita, perché V0Y vedremo che lo conosciamo, sappiamo già la formula per calcolare. G lo conosciamo, la variabile è T quadro. E questa è un'equazione di secondo grado. Un'equazione di secondo grado viene chiamata spuria, mi pare, cioè una di quelle facili da risolvere perché il termine noto è uguale a 0 in sostanza. In particolare, al di là di se si conosce o meno l'equazione di secondo grado, si può fare un'analisi più semplice. Prendiamo un altro colore per distinguere. Ecco, che si può fare per risolvere questa equazione? Innanzitutto vediamo che qui c'è t e qua c'è t quadro. Posso raccogliere un t, quindi posso riscrivere l'equazione come t che moltiplica, applico qui da commutativa, anzi, t che moltiplica, scusate, faccio prima un'altra manovra. La riscrivo come, abbiate pazienza per farvi capire. Posso cambiare di segno e posso dire che un mezzo moltiplico per meno 1 a destra e a sinistra, no? Un mezzo gt quadro meno v0y per t è uguale a 0. Cioè ho moltiplicato per meno 1 lo 0 va a rimanere 0 a destra, per meno 1 a sinistra ho convertito a segni. Quindi. Adesso posso andare a raccogliere t. E quindi perché? Perché mi viene un calcolo più, si vede meglio il calcolo. Quindi un mezzo, come diventa questa equazione? Un mezzo g per t meno v0y uguale a 0. Ecco, abbiamo un prodotto tra il tempo e quel polinomio raccolto all'interno delle parentesi tonde. Quando è che questo prodotto è a 0? Beh, quando il termine di sinistra t o il termine, quindi le parentesi a destra, quindi all'interno della parentesi, mi danno 1, 0. Perché se uno dei due è 0, automaticamente è prodotto in 0. Quindi sicuramente una soluzione è che, chiamiamola t1, è 0 secondi. E questo torna, perché infatti la prima soluzione è quando all'istante di sparo. Ma questo lo sappiamo già, perché all'istante di sparo l'abbiamo detto noi, la velocità. Quindi quando ho appena sparato la quota è 0, infatti ci restituisce ciò che abbiamo imposto noi come condizione di progetto. La seconda qual è? È quando l'argomento dentro le parentesi ci dà uno 0 e quindi moltiplicandolo per t ci dà comunque 0, cioè un mezzo g per t meno q0y uguale a 0. Cioè abbiamo capito che t2 corrisponde al tempo di gittata. Cioè, che è uguale a 2 V0Y, manipolandolo, V0Y fratto G. Cioè, ho portato V0Y a sinistra, ho diviso per G e moltiplicato per 2, a destra e a sinistra, e viene 2V0Y fratto G. Cioè, la seconda soluzione di 2 coincide con il tempo di gittata, perché è l'altro punto in cui interseca l'asse delle X, cioè a quota 0, e è il doppio di V0Y fratto G. Cioè, come avevamo dedotto in maniera intuitiva, quindi analizzando il grafico, quindi già deducendolo precedentemente al tempo di salita, avevamo detto che cosa? Che era appunto 2 volte il tempo di salita. Cioè, ciò che abbiamo dedotto in maniera più intuitiva prima, dimostrato rigorosamente attraverso la matematica. Cioè che il tempo, la seconda soluzione dell'equazione di secondo grado coincide col tempo di gittata, cioè 2 volte V0Y fratto G, G piccola, accelerazione, G in corsiva, accelerazione gravitazionale, che cos'è? Non è nient'altro che 2 volte il tempo di salita. Eccoci. Quindi, abbiate pazienza che qua aiuto. Eccoci qua. Abbiamo trovato anche il tempo di gittata. In particolare, perché sarà importante il tempo di gittata? Perché noi, se abbiamo ragione, la nostra deduzione, la nostra scomposizione, scomporre il moto in due componenti, una x e una y è giusta, la nostra analisi è giusta, ci deve venire che il tempo di gittata ottenuto teoricamente, cioè utilizzando la formula appena trovata, deve essere circa uguale al tempo di gittata ottenuto con le medie dei dati laboratoriali. Quindi noi calcoleremo, faremo insieme nella prossima video lezione, il tempo di gittata teorico
e ci aspetteremo che esso sia circa uguale, quindi che rientri nella fascia di stima, della stima del valore del tempo di gittata pratico. Cioè che se tipo tempo di gittata è 1 a caso, è 1 più o meno 0,2, mi aspetterei che il tempo di gittata teorico è 1,1 o 0,9, cioè rientra all'interno del valore medio della dispersione del nostro tempo di gittata calcolato, praticamente con i nostri dati laboratoriali. Se è vero, vuol dire che questa legge, questa deduzione è esatta, quindi il nostro ragionamento è esatto. Quindi abbiamo già un primo dato che si era visto all'interno della tabella dei dati elaborati, cioè il tempo di gittata teorico. Ci manca ancora qualcosina. Passiamo quasi alla fine, si vede la luce in fondo al tunnel. Ok, abbiamo quindi trovato il tempo di salita, poi qui. Questo istante qua, poi successivamente il tempo di gittata. Però se abbiamo il tempo di gittata e sappiamo che rispetto a V0x ha modulo elettivo uniforme, noi sappiamo che x al tempo di gittata, cioè all'istante in cui la palla è appena caduta qua, corrisponde alla gittata stessa, cioè allo spazio percorso rispetto all'asse delle x, cioè da qua a qua. L'ho fatto in un colore diverso per farvi capire per dividere i concetti, eh. Se mi dasse un po' di fastidio, ma spero di no, è uguale a G, che è uguale, la formula è inversa, quindi vabbè, è la legge orale dello spazio, sostanzialmente, la velocità iniziale di sparo rispetto all'asse delle x, quindi la componente x è la velocità di sparo, per il tempo di gittata. Andando a sviluppare il calcolo, vediamo che esso diventa V0x per 2V0y fratto G. Cioè, dove V 2v0y fratto g era il tempo di gittata, cioè due volte il tempo di salita. Ecco, andiamo a sviluppare il calcolo ulteriormente. Noi sappiamo, andiamo avanti, no? E ve lo scrivo qua sotto così, no? Così, uguale è uguale, no? Come fate per calcolare l'espressione matematica? Sviluppiamo, quindi v0x, qua ovviamente, scriviamola meglio, proprietà commutativa, il doppio prodotto di v0x per v0y fratto g. Ma noi sappiamo che, lo scrivo in un altro colore, che V0x è uguale a V0y, perché siamo a 45 gradi, quindi questa formula può ridiventare tranquillamente che il doppio prodotto di V0x al quadrato fratto g è la stessa cosa di quello che abbiamo scritto sopra. Però noi sappiamo anche che, cosa? Che V0x è uguale a V0, il modulo della velocità di sparo, non scomposta, quindi completa, per il coseno di 45 gradi, cioè approssimato V0 per 0, scusate, ho scritto una G, non volevo scrivere una G, per 0,707. Se non vedete è 0,707, no? Ve lo ricordate? Ora forse ve lo scrivo meglio, voglio essere chiaro su questo, che non voglio dubbi a questo punto. 0,707 approssimato. Ecco, andiamo a sviluppare quindi nuovamente il calcolo con quanto abbiamo detto adesso, quindi diventa due volte V0 quadro per 0,700, quindi V0 al quadrato, perché è V0x al quadrato, per 0,707 al quadrato fratto G. Ma noi sappiamo che, prendete la calcolatrice alla mano, non lo sappiamo ma non lo deduciamo, che se fate 0,707 alla seconda, questo è praticamente uguale a 0, praticamente 0 così approssimato, a 0,5, che in frazione corrisponde ad un mezzo. Riscrivendo nuovamente la formula, otteniamo che questo è come dire 2 per 1 mezzo per V0 quadro fratto G. Semplificando il 2 e il 2, cosa otteniamo? Otteniamo un dato fondamentale, cioè, ve lo scrivo qua in blu, a meno lo distinguete, che la gittata è uguale a V0 quadro fratto G. Quindi che significa? Possiamo trovare anche la gittata teorica. La gittata teorica la potete trovare quindi sfruttando
Quindi noi troveremo anche la cittadella teorica, la cittadella teorica, sfruttando appunto, la cittadella teorica, sfruttando appunto quanto ottenuto. Ci sono due strade, o la cittadella teorica lo ottenete come V0x per Tg, quindi con la prima formula qua tanto conosciamo sia V0x che Tg teorico, per intenderci, quello ottenuto teoricamente, oppure facendo V0 quadro fratto G. Sono due formule teoriche che, se sono dedotte, sono giuste, dovremmo ottenere che G teorico è circa uguale al G pratico ottenuto con il calcolo della media dei dati laboratoriali, quindi all'interno della sua stima, per intenderci, quello teorico. Quindi potete usare una delle due strade, ve lo farò vedere tanto la prossima lezione. Abbiamo trovato, quindi manca l'ultimo tassello, abbiamo trovato il tempo di cittadella teorico. Vabbè, la scorsa volta abbiamo trovato, la scorsa video lezione, o la scorsa lezione in classe, V0, X e Y che sono uguali, calcolando uno, calcoliamo anche l'altro. Abbiamo trovato il tempo di cittadella TGT, che vuol dire? Vuol dire tempo di cittadella teorico, anche GT, che vuol dire la cittadella teorica. Adesso ci manca solo il rapporto finale, verificare se esiste, se è corretto, se la nostra deduzione empirica è corretta, e se sì, come si calcola, come si trova, sostanzialmente. Ecco, e la risposta l'abbiamo sotto il naso. Riprendiamo un po' il valore che abbiamo preso qua. G uguale a V0 quadro fratto G. Facciamo la formula inversa. Andiamo avanti. Quindi riprendiamo la nostra formula. G uguale V0 quadro fratto G. Ecco, io voglio. Mettiamo la formula in questo modo. Possiamo moltiplicare per G a destra e a sinistra, per esempio. No, ve lo faccio, ma dovreste già saperlo, ma insomma, ok. Quindi G e G se ne vanno, quindi che diventa? V0 quadro fratto V0 quadro uguale a gittata per G, cioè dividendo a destra e a sinistra per G grande, per G gittata grande, maiuscola, cosa viene? Che qui e qui se ne va, e quindi V0 quadro, la velocità di sparo non scomposta, quindi la velocità totale di sparo al quadrato diviso la gittata, è uguale all'accelerazione gravitazionale G, cioè quello che avevamo dedotto empiricamente all'inizio dei calcoli, quando siamo andati dopo i rilevamenti laboratoriali. Quindi cosa si è scoperto? Che la nostra deduzione empirica è anche dimostrata analiticamente, cioè che V0 quadro fratto G è costante e vale l'accelerazione gravitazionale G. Quindi coincide con, quindi vedremo la prossima volta se sarà una pendenza di una rete, così. E come si è visto per delta S fatto delta T quadro, se non ricordo. Ecco, quindi V0 quadro fratto G è uguale a G grande. Siamo stati, quindi abbiamo dimostrato, siamo stati bravi, insomma, abbiamo dimostrato come fare. Quindi, di solito si mette il quadratino in fondo, di solito, per quando si finisce la dimostrazione. Abbiamo quindi dimostrato la diretta proporzionalità tra velocità di sparo iniziale al quadrato e la gittata. Quindi ciò che abbiamo visto il laboratorio, nella realtà effettivamente coincide con ciò che abbiamo ottenuto sviluppando i calcoli formalmente, cioè con le nostre conoscenze pregresse. E quindi abbiamo completato, quindi tutta la abbiamo capito perché la tabella dei dati elaborati è quella, no? E V0 quadro fratto G, quindi noi troveremo V0 quadro fratto G, lo chiameremo a quel punto accelerazione gravitazionale G, e vedremo G max e G min, no? L'abbiamo già visto, ma lo vedremo insieme tra poco. Via nelle prossime lezioni, video lezioni. V0 quadro fratto la gittata. Abbiamo quindi ottenuto anche l'ultima parte della tabella dei dati elaborati. Tutto l'iter, siamo riusciti a capire il fenomeno. Adesso, quindi, la prossima volta, una volta che adesso abbiamo capito le formule, calcoleremo insieme il caso nella prima misura, quindi completeremo le varie medie, errori assoluti, quindi calcoleremo soprattutto, quindi, cosa ci interessano, V0, X, Y, che è un primo dato da calcolare, quindi V0, X o Y, che sono uguali, per intenderci, le velocità di sparo iniziali di X e di Y, il suo errore assoluto, ovviamente, poi calcoleremo, quindi, più o meno, errore assoluto di V0 XY, ovviamente anche gli errori assoluti degli altri valori diretti, però li do per scontati, ma si calcoleranno insieme, qui li do per scontati. Poi si calcolerà il tempo di gittata teorico, la gittata teorica, e poi V0 all'istante 1 quadro fratto
G1, la gittata 1, che deve venire circa uguale a G, e quindi il suo relativo anche errore assoluto e anche errore relativo per valutare il grado di precisione. Eccoci qua. Quindi questo è quello che cercheremo di ottenere la prossima volta. Quindi semplicemente l'applicazione di ciò che abbiamo dedotto stamattina. Sì, stamattina, ora, in questa video lezione. Quindi se non vi torna anche la parte dei calcoli, potete benissimo accedere alla parte successiva della video lezione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ovviamente per qualsiasi dubbio lo sapete, potete scrivere. Ciao!